chi è il miglior youtuber di calcio italiano? So quali sono quelli stranieri, quelli inglesi, però chi è il migliore italiano? Un'idea ce l'ho, ho fatto già il podio, nella mia mente c'ho già il podio e ve lo darò. Innanzitutto parleremo di youtuber, ma ne parleremo solo bene. Ovviamente, non c'è neanche l'ombra lontana del dissing, quindi quando verrete a commentare o parlate bene o non parlate. Non accetterò nessun commento negativo su nessun youtuber, giusto per capirci, però parliamone bene. Ogni tanto bisogna anche fare questo. Ho fatto una lista per squadra, diciamo, degli youtuber un po' più grossi. Ovviamente parliamo con quei youtuber che hanno un certo seguito e che sono conosciuti un po' da tutti, giusto se devi prendere il podio, è chiaro che ci deve essere un motivo dietro. Lo youtuber che ha 100 che lo seguono non è uguale a chi ne ha 100.000, per tanti versi, anche solo per una questione di quanto tempo è stato sul web e su YouTube. Detto questo, iniziamo. Alla fine dirò qual è la mia, diciamo, classifica, il mio podio degli youtuber che secondo me sono i più bravi, ma secondo voi magari ce ne saranno altri. Ecco, nei commenti potete scrivere il vostro podio o magari citare altri youtuber. Parlate bene, però non accetto che parliate male. Prima di iniziare, che andiamo a vedere appunto squadra per squadra, ovviamente vi invito anche a iscrivervi per fare crescere questo canale, ma questo dopo, ne parliamo dopo, perché vi devo dare tante comunicazioni su tante cose che stanno arrivando, ma dopo, alla fine. Per adesso divertiamoci un po'. È una cosa che faccio ogni volta a fine anno, per i vecchi del mio canale sanno che lo faccio sempre, però questa volta voglio andare a prendere il migliore o i tre migliori secondo me. Detto questo, sono tutti bravi quelli che nominerò. Inizio col Milan. Ecco, il Milan c'ha due che però non posso nominare, non posso metterli fra gli youtuber, e vi spiego. Uno è Andrea Longoni, Milan e Lo, che sta crescendo tantissimo, e l'altro è Pele Gatti. Ovviamente conosciamo tutti e due, soprattutto Pele Gatti, è un giornalista, televisione, una carriera già assolutamente conosciuta. Ecco, essere youtuber è una parte della sua carriera, non lo posso considerare uno youtuber che nasce come youtuber, perché ovviamente lui è un giornalista già da anni, ci mancherebbe, però io lo seguo. Io ho un'occhiata a Pele Gatti sul Milan e gliela do sempre, vi devo dire la verità, mi piace come espone. Detto questo, non posso metterlo nel top, perché già è un top per storia. Andrea Longoni, anche lui è trainato da Top Calcio, però Milan e Lo lo sto vedendo crescere, cioè sta crescendo, i numeri sono quelli importanti, e cresce sempre di più, è molto seguito dalla comunità milanista, quindi, però siamo lì, e più lo vedo più da giornalista di Top Calcio. Youtuber è una parte, ecco, non posso, lo stesso varrebbe per quelli dell'Inter, quindi ecco, ho fatto queste due eccezioni, ma dei giornalisti che fanno anche YouTube, ripeto, con tutto il rispetto, però vorrei andare a parlare degli youtuber, quelli che nascono nei social media. Ecco, e qua c'è Total Fred per il Milan. Lui sì, Total Fred, YouTube, io lo vedo, gli sfoghi di Total Fred. Ecco, perché parlo di sfoghi? Perché noi youtuber abbiamo più visualizzazioni quando ci sono gli sfoghi, quando la nostra squadra va male, ci sfoghiamo, scusate, infatti avete visto, muovo già la camera, ci sfoghiamo, è chiaro che facciamo, diciamo, più audience, perché la gente vuole guardare. Sono io il primo a guardare gli sfoghi di Total Fred. Quando il Milan perde, per me assolutamente faccio il video, monto il video, lo metto e subito voglio andare a vedere, insomma, che aria tira. Allora vado a vedere Total Fred, sicuramente sa attirare l'attenzione, e quindi per il Milan, diciamo, io dico Total Fred. Dopo, alla fine, dico chi secondo il mio podio personale. L'Inter molto seguito, Luca Mastrangelo è molto seguito, ci ricordiamo tutti i piatti, quanti piatti ha rotto, tutta quella situazione lì, ma ha cambiato, perché è una persona è intelligente, sa assolutamente gestire questa la situazione, sa andare al passo anche con il suo canale, che è cambiato diverse volte, e anche con gli sfondi diversi. Non è facile, però ha questa parlantina veloce che ti attira, ti tiene lì incollato, e dopo ti dice: oh, ma già sono passato
passato i 2 minuti. Questa è una capacità sicuramente. Chi altro ha preso? Neschio, anche lì con l'Inter. Neschio però parla un po' più di tutte le squadre, la presenza, una presenza anche calma, tranquilla, e che piace molto. Io ho notato questo, che Neschio piace molto ai suoi follower, cioè lo seguono per questa pacatezza, per questa tranquillità, per questo non andare mai oltre righe, eppure è seguito, ha un seguito notevole anche di visualizzazioni. Juventus, a me c'è uno youtuber che a me personalmente piace, perché ha un'eleganza notevole nel parlare, un'eleganza notevole nell'esprimere il concetto, di articolare il ragionamento, ed è Simone Avsim. Piace moltissimo, specialmente anche quando parla non solo di calcio giocato, ma per esempio con la penalizzazione, che ho seguito molto anche quello che era il suo ragionamento, perché c'è questa eleganza nell'esporre, di solito l'eleganza nell'esporre è molto, diciamo, va di pari passo con l'eleganza anche nel pensare certe cose. Dopodiché abbiamo il Napoli. Napoli ci sono, allora, Schalebum, ovviamente, sono i due fratelli col papà, lo chef Franco, se non ricordo male, sì, dovrebbe essere Franco, che adesso sta andando forte anche in altre piattaforme. Loro sono molto forti nelle live reaction, sicuramente, quello sì, sono forti, e sono già da un bel po' a un certo livello. Oltretutto si stanno, secondo me, sono ancora in crescita, ecco, come canale molto in crescita. E del Napoli c'è Malato del Napoli, Don Franco, anche qui spero di non sbagliarmi, ma dovrebbe essere Don Franco. Io, quando ero stato a Napoli, sono salito a Napoli, salgo sempre a Napoli, però mi ricordo che l'anno scorso avevo contattato il figlio e avevo detto, beh, volevo, insomma, incontrare tuo papà, dopo non è potuto essere, perché avrei avuto molto piacere. L'abbiamo tutti in mente, quella cucina, le live reaction, lui che fa, si muove, diciamo, ecco, segue in maniera molto vivace il Napoli, e devo dire che lo seguo davvero in maniera vivace, cioè non è che secondo me lo fa perché c'è la telecamera, ma è proprio così, c'è la genuinità, è particolare. Malato del Napoli è un canale, perché si parla di canali qua, molto particolare, a me piace, ovviamente lo seguo, l'avrei pure voluto incontrare. Roma, chiudo con la Roma, perché la Roma ne ha tanti, la Roma è particolare, gli youtuber della Roma devo dire sono notevoli. A livello di numeri c'è Sick Wolf, e Sick Wolf lo vedo molto più, parla anche lui di tutte le squadre, sta cambiando anche lui, sta ovviamente maturando, come tutti i canali e tutte le persone. Infatti ognuno di queste persone, questi canali sono cambiati, è chiaro, non puoi rimanere quello che eri 5 anni fa, non ha senso. Sta cambiando, lo vedo molto più tranquillo, è molto seguito anche lui, e secondo me sta crescendo, come sta crescendo anche i suoi follower, perché è anche qui, cioè magari 5 anni fa avevi il ragazzino, virgolette, di 16 anni, 18 anni, che adesso ha 21 anni, o quello che aveva 10 anni, per dire, adesso ne ha 15, eccetera, e questo canale lo vedo crescere anche nell'esposizione, bene, sta andando benissimo ovviamente. E c'è quello che per me è il migliore, non riesco a contattarlo, ma non ha importanza alcuna, ed è Gabboman. Ecco, secondo me Gabboman, che sta per raggiungere il milione, è il numero uno. Ma questo è un mio parere, non so qual è il vostro parere, però Gabboman ha una capacità incredibile. Lui parla sempre di tutte le partite, è già uno. Quando parla della Roma lo andiamo a seguire, è già due. Non va mai oltre le righe, è già tre. E se ti deve fare ridere, sorridere, ti fa sorridere, ti fa ridere, è già quattro. Cioè, è completo in tutto, e anche quando fa lo sfogo, non è mai uno sfogo cattivo, non è mai uno sfogo, no, è sempre uno sfogo, diciamo, che ci resta male per la prestazione della sua squadra, e lo segui sempre col sorriso, anche con curiosità. Ha una padronanza dello schermo notevolissima, credetemi, notevolissima. E dopo non si stanca, cioè è sempre, qualsiasi partita, qualsiasi cosa, ha sempre qualcosa da dire, e viene seguito e viene rispettato. Non ho mai visto brutti commenti, magari ci saranno, perché ovviamente nella massa c'è sempre qualche stupido che ti butta il commento brutto, però su Gabboman faccio fatica pure a vederlo, non ce n'è. Cioè, è difficile, cosa gli devi dire? Una persona che va là e ti esprime il suo parere anche con simpatia, è il numero uno, secondo me è il numero uno. Attenzione, c'è una piccola cosa che io lo dico sempre:
Una cosa è farlo da solo, il canale, quindi tutte le puntate, tutte le rubriche da solo, una cosa è in compagnia. Lui ovviamente un po' c'ha l'aiuto del fratello, quello sicuramente, così Malato del Napoli sono più di uno, sono padre e figlio, Shaleboom sono uno più due, sono già due, tre. Questo è importante, cioè scindere le due cose, perché chi è solo e chi mi sta seguendo e fa YouTube lo sa benissimo, beh, è più difficile perché devi sempre essere tu, non hai sosta, non c'è sosta. Assolutamente, neanche un secondo di sosta, non puoi pensare, devi pensare e parlare allo stesso modo, ecco, quello sicuramente a questi livelli, e Gabbomen ce la fa anche a questo, però quando c'è il fratello, il buon Fabio è ancora meglio, perché Gabbomen è il buon Fabio, però, ecco, il mio podio, sicuramente, io metto questi ragazzi, Gabbomen, suo fratello, ma Gabbomen lo metto sicuramente al numero uno. Numero due, una mia personale, diciamo, feeling, ecco, quello sicuramente, per il piacere di seguirlo, per Malato del Napoli sicuramente si fa seguire anche lui, dopo il figlio che sempre che sorride, sono simpatici, e io numero 3 metto, beh, io avevo pensato a Total Fred, però devo essere sincero, quando si parla di questioni, a me Simone Abisim mi piace proprio come esprime il concetto, quello sicuramente. Io sono lontano perché la cosa della Juventus io ne seguo poco, infatti fra tutti i miei qui followers io ho tanti romanisti, tanti napoletani, tanti milanisti e finalmente anche tanti interisti, poco juventini, perché sulla Juventus ho sempre una certa difficoltà, però di dire che uno è bravo non ho nessun problema a dire che secondo me è bravo, ed è sì, assolutamente, metto terzo Abisim / Total Fred, dai, io gli diamo un ex aequo. Questa è la mia classifica degli youtuber più bravi, però vi dico che il numero uno Gabbomen distacca gli altri, quello sicuramente, secondo quello che piace a me. Ve lo ridico, l'invito, se dovete scrivere, o scrivete bene di qualcuno, non scrivete male di nessuno, perché non voglio, proprio voglio essere lontano migliaia di miglia da qualsiasi dissing, però se volete parlare bene di qualcuno siete invitati a dire quali seguite, quali sono i più bravi, i più forti, ma anche quelli piccoli che stanno crescendo, perché non ho voluto nominare nessuno di quelli, diciamo, da 20.000, 30.000, che credetemi, già essere anche lì non è neanche tanto facile, e però ci sono, appunto, ce ne sono tanti che sono brillanti, che stanno crescendo e che stanno venendo fuori. Una citazione, per esempio, Tifosiamo ci mette tutti insieme, fa questo college ed è molto seguito, incomincia a essere sempre più seguito perché ovviamente è divertente, lo conosco, ci conosciamo, ci mandiamo gli auguri con il gestore di Tifosiamo, e vi posso dire che lui è il primo a divertirsi, a andare a scovare youtuber ovunque, a me piace tantissimo quando scova anche gli stranieri, per le questioni straniere, quello è un altro discorso, però bravi tutti, è un invito anche a voi, chi di voi vuole, diciamo, mettetevi, è simpatico essere su YouTube, sui social media, è simpatico, alla fine è qualcosa in più, a me sta piacendo sempre di più, sapete che stanno arrivando gli studio, se già ho cominciato a fare qualche video, mi è arrivata l'attrezzatura che sto rimandando, sono veramente incavolato da questa cosa qua, tutta l'attrezzatura sbagliata, quindi la sto rimandando indietro, però ho già incominciato a fare qualche shoot nelle varie location, appunto, di questi studios, e devo dire che sarà un anno a livello YouTube, sarà un anno in cui ci miglioreremo tantissimo con tutti gli altri canali, si parla di sport, di tennis, anzi ce li avrete questi qua in descrizione, quelli, diciamo, freschi, oggi faremo uno di tennis, inizieremo col tennis perché ho scisso, cioè scindere praticamente lo sport dal tennis, però anche sullo sport stiamo andando bene, anche dico CTN Sport sta andando bene, dopo una cortesia con altri ragazzi stiamo mandando avanti questo quiz per te, se volete scrivermi fate una cortesia, e bravi tutti ragazzi, ditemi quali sono secondo voi i migliori, quelli che seguite, insomma mettete i nomi e parlate bene, non voglio sentire parlare male di nessuno. Ragazzi, davvero, questa è una cosa che non voglio assolutamente fare, non è questo canale che parla male di altri, ma non lo farò mai. Detto questo, ragazzi, ciao a tutti, un buon anno ancora, perché no, un buon 2024, ciao a tutti, ciao.